Intravedo in lontananza un bel 500 scatenatissimo. Eccolo qua, è meraviglia. Uno spettacolo di passare a 300 all'ora. Voi non immaginate dovresti essere qua per capire cosa vuol dire andare a 300 all'ora. E poi tutte queste barriere per un treno che ci mette 4 secondi a passare. E non è che faccio il rumore internale. Sentite il rumore dell'autostrada. Questo è il rumore dell'autostrada, malgrado sono a circa 100 metri. Adesso perché è domenica e sabato non circolano i tir. Questo è il rumore? Anche io usavo autostrada, si intende, eh? E l'inclinamento che fa, trapunto su gomma. Allora, parliamo del rumore. Il rumore è 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, giorno e notte. Continuo, qualche tir passa, per oggi credo che ci sia il divieto perché è sabato, perché se sarebbe il giorno feriale sarebbe un macello. Quindi già il rumore già lo sento qui perché è continuo, è continuo. Poi le emissioni di questa autostrada che occupa tre volte lo spazio di questa linea ferroviaria, per non dire forse quattro. Allora, l'inquinamento che crea il trasporto su gomma di questa comoda autostrada del sole, che ho usato anch'io ovviamente, ci mancherebbe, non voglio fare il falso ipocrita. Sono quattro principalmente. Allora, il consumo dell'asfalto, quindi l'asfalto che si polverizza, che è bitume derivante dal petrolio, poi c'è il consumo dei pneumatici, che è un materiale sempre derivante dal petrolio, quindi cancerogeno. Poi c'è il consumo dei freni, adesso non so di che materiale è fatto, ma sicuramente è un materiale sintetico. E poi ci sono le emissioni dei gas di scarico. Questi quattro tipi di polveri, oltre al rumore, sono principalmente la causa, secondo me, del cambiamento climatico. Come oggi danno pioggia, infatti io di piogge non ne vedo. C'è un sole che spacca. Va bene, ringraziamo i NOTAV con i loro dogmi ideologici fissati. Dicevano che l'alta velocità sarebbe stata una cosa da ricchi. E molti sono ancora convinti, eh. Io non so perché quando sono a Rogoredo vedo tutti gli Italo o i Freccia Rossa che praticamente hanno in media il 90% e forse anche oltre dei posti occupati, perché li vedo benissimo dai finestrini. Quindi io non credo che queste persone siano tutti persone ricche, avvocati, dottori, liberi professionisti, perché in base alla fascia di prezzo e a quanto tempo si prenota prima ci sono delle ottime offerte. Quindi in passato si diceva che non serviva a niente, innanzitutto serve a una cosa principale: divide il traffico lento da quello veloce. Quindi alta capacità, di alta velocità è chiamata, alta capacità vuol dire che la capacità della relazione, ad esempio in questo caso Milano-Bologna, la capacità, cioè il numero dei treni che possono circolare su quattro binari, può raddoppiare in un futuro.
perché una linea a doppio binario, calcolando anche le ore di manutenzione notturna, perché la linea ad alta velocità e anche la linea storica in genere sono chiuse 5, almeno 5 ore, credo, di notte per lavori di controllo e manutenzione, perché la rete ferroviaria italiana è tra le più sicure al mondo. Ha bisogno di manutenzione e controllo, si intende? Ecco perché il treno è il mezzo più sicuro. Purtroppo qualche incidente capita, nessuno è perfetto, l'uomo non è perfetto, non raggiungerà mai la perfezione. Peccato che il trasporto su gomma, oltre l'inquinamento, crea come costi per lo Stato morti e feriti, specialmente i feriti, che resteranno a vita come disabili, è un costo per la solidità. E comunque abbiamo un 1000 qui, ecco, e uno dietro contemporaneamente, un incrocio bellissimo di 2000 che io guardavo dalla parte di là che stava arrivando, però contemporaneamente, siccome il 1000 è molto silenzioso, me ne è arrivato anche uno da questa parte. Comunque questo video secondo me spacca, ragazzi, perché vedere un incrocio di 2000 che vanno a 300, poi 1000 è molto corto, molto silenzioso e ci mette praticamente a passare a 300 all'ora in 3 secondi. Va bene, comunque queste sono le mie considerazioni personali. Ognuno rimane con i suoi dogmi ideologici. In Germania, in Giappone, in Francia e nei paesi culturalmente più avanzati dal punto di vista ambientale ragionano in modo completamente diverso. Investono molto sul ferro, molto, molto. Stanno facendo la gara del Brennero, perché c'è il Trentino Alto Adige che è mezzo tedesco, mezzo italiano, quindi ragionano con una mentalità tedesca. L'Austria, leggermente ragionano con una mentalità tedesca e ci tiene l'ambiente. Stanno costruendo il tunnel del Brennero, che sarà più lungo del mondo, senza problemi, senza no TAV, quattro gatti, vabbè, che cercano di, quattro gatti di fermare il mondo, credono che il mondo giri attorno a loro. E invece c'è il tunnel del Moncenisio, del Frejus, il tunnel di base della Val di Susa. I francesi, che hanno un'altra mentalità riguardo l'ambiente, anche loro sono già avanti di qualche chilometro a scavare con le talpe. In Italia stanno solo dopo 20 anni i progetti, 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 dopo si incazzano perché i costi aumentano. È grazie al cazzo che i costi aumentano. Se continuo a fare 3000 progetti, 3000 studi in 20 anni, è logico che se all'inizio una linea costa 10.000, 10 miliardi di euro, alla fine viene a costare 30 miliardi di euro. Poi ci sono le compensazioni, chiamati anche ricatti, secondo me, dei vari comuni. Ricatti tra virgolette, non voglio offendere nessuno, le compensazioni che bisogna pagare, non parliamo di espropri, le compensazioni, cioè in cambio della linea voglio la tangenziale, voglio la ciclabile, voglio questo, voglio l'asilo, la scuola, che non so cosa c'entra questo con la linea ferroviaria, che è tutto vantaggio dal punto di vista ambientale anche per i paesi che attraversa. Cioè, anche perché la linea Val di Susa, la parte in territorio italiano è appena al 20% rispetto alla lunghezza totale, perché l'80% è in territorio francese. Quindi pensiamo che costi ha come galleria, Poi c'è il tratto da Susa a Torino, che non sono tanti chilometri, sono 30-40 km. Va bene, comunque lasciamoli nei loro dogmi ideologici, tanto sanno che la battaglia è persa. Si deve investire sul ferro perché è trasporto del futuro, perché l'unica emissione che fa è la limatura di ferro del consumo delle rotaie e basta. E i freni, emissioni zero,
Quindi fate voi e la capacità di trasporto di un treno è 100 volte rispetto a un'automobile, per non parlare del traffico merci, un locomotore, quanto consuma e quanti carri può tirare, specialmente la tua strada viaggiante in pianura, che dovrebbero fare anche qui in pianura, non solo in Svizzera, che la impongono, sono i veri ambientalisti che impongono che tutto il traffico pesante, o quasi tutto, almeno l'80%, deve essere portato su ferrovia. Infatti il tunnel del Gottardo è stato finanziato internamente dalla Confederazione Elvetica, senza fondi europei, perché non fa parte dell'Unione Europea. È costato più delle previsioni, logicamente, perché quando si cade una galleria di 56 km ci sono sempre sorprese, magari ci sono sondaggi, le prove che fanno, sempre sorprese, tu puoi trovare sale, sabbia, gas, falde acquifere nascoste, perché lì si attraversano le Alpi, si passa dalla Valle del Reno alla Valle del Po, cioè non è uno scherzo attraversare le Alpi. Va bene, la chiudo qui, questa è una mia considerazione personale, ognuno è libero di pensare come vuole e il clima sta andando a puttane. Un esempio, anche oggi davano pioggia, ma io di pioggia qui non ne vedo neanche una goccia, neanche la nebbia. Grazie di visione e salve a tutti. Aspettiamo al prossimo.